È questo il modo in cui finisce il mondo. Non con fragore, ma con un lamento. Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology. Io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del Dylan Dog numero 436, Non con fragore. Eccolo qui, con questa copertina dei fratelli Gianluca e Raul Cestaro. Come al solito, vediamo appunto sulla serie regolare di Dylan Dog. Come ben sappiamo, questo numero va a continuare ciò che abbiamo visto sul numero 435 in favore appunto di una trilogia, di un trittico di storie. Quindi questo è l'albo di mezzo. Il tutto si concluderà il 31 gennaio con il numero 437, ma con un lamento. E quindi questo diciamo che va a continuare ovviamente il trittico di storie, questa trilogia del nuovo corso dilaniato. Posso dirvi che non mi è piaciuta una cosa, nel senso che non c'è tipo un riepilogo, un riassunto di quello che abbiamo visto nello scorso numero. Questo fa pensare un po' che quel numero, cioè il 435, fosse un numero distaccato da questi due. Non che sia un problema per quanto mi riguarda, ma è come se questo numero e il prossimo sono due numeri collegati e quell'altro era giusto un numero di mezzo fare, come dire, rilanciare un po' il personaggio per quanto riguarda la serie regolare, anche se per me non è un rilancio, cioè nel senso non... Vabbè, questo è un discorso troppo lungo, ragazzi, poi lo affronteremo prossimamente. Allora, questo numero, ragazzi, è uscito ufficialmente oggi, che siamo a giovedì 29 dicembre 2022, è l'ultimo Dylan Dog dell'anno, l'ultimo del 2022. Praticamente, come si presenta questo numero? L'apriamo subito, come ho detto, la copertina è molto bella perché ci fa vedere appunto questi che sembrano essere degli alieni, la scritta gialla di Landò con rilievo nero, ovviamente 98 pagine bianco e nero, 4,40 €. La copertina mi piace, è un Dylan che è tipo in un ospedale e guarda questi tre uomini, uomini, omini insomma, alieni, che ci farà capire un po' dove andranno a parare in questa storia. Praticamente nell'introduzione di Roberto Recchioni ci parla del fatto che questa storia è stata, appunto, leggiamo qui, mensile numero 436, gennaio 2023, non con fragore. Soggetto di Claudio Lanzoni, la sceneggiatura di Barbara Baraldi, disegni Sergio Gerasi, copertina Gianluca e Raul Cestaro, lettering Alessandra Belletti. Nell'introduzione Roberto Recchioni ci dice il fatto, insomma, che già sapevamo per rilanciare il personaggio, di farlo tornare ai vecchi fasti, eccetera, eccetera. Insomma, già avevamo visto con lo scorso numero che era l'inizio di un nuovo inizio, con 2 minuti e mezzanotte. Infatti la storia inizia così, con la sveglia che recita 23:58, 2 minuti e mezzanotte. I disegni sono di Sergio Gerasi che, pur non essendo tra i miei preferiti, devo riconoscere che è veramente un bravo disegnatore. Vediamo qui un primo piano di Dylan. Ci sono delle scene d'azione e anche di splatter all'interno che ho veramente gradito. Gerasi è veramente un bravissimo disegnatore. E la storia, come detto, soggetto di Claudio Lanzoni è la sceneggiatura di Barbara Baraldi, che conosciamo bene ormai da un decennio su Dylan Dog. Ha firmato un bel po' di numeri della serie regolare, non so questo che numero sia, ma penso che una decina già li ha fatti, insomma, li ha sceneggiati. Che dire di questa storia? Qui si parla della paralisi del sonno. La storia, insomma, inizia così, con quest'uomo che è a letto insieme a questa donna, e questa donna non riesce a dormire. È alla paralisi del sonno, nel senso non riesce a dormire, si sente come con i muscoli bloccati, insomma, è molto interessante poi approfondire questa cosa della paralisi del sonno, che ogni nazionalità, insomma, ogni paese, ogni nazione c'ha questa famosa, diciamo, leggenda in cui c'è questa paralisi del sonno, alcuni vedono degli omini. Cioè, nel senso che non li fa dormire, e ci sono tipo dei rapimenti alieni. Ragazzi, è una storia che parla di rapimenti alieni. È inutile girarci intorno, ve lo dico subito. Secondo me, Claudio Lanzoni al soggetto e Barbara Baraldi alla sceneggiatura hanno fatto veramente un buon lavoro. È una storia che, però, in alcune pagine ho trovato un po' con dei dialoghi un po' allungati. Nel senso, non mi sono piaciuti tanto i dialoghi. È una storia che l'ho letta abbastanza velocemente, come piace a me. Anche se a 2 minuti e mezzanotte si leggeva più velocemente, era un po' più scorrevole. Questa, almeno nelle parti iniziali e forse anche di mezzo, l'ho trovata, non dico pesante, ma come dire, difficile. Cioè, ho dovuto un po' rileggerla bene per capirla. Che comunque sì, si parla di sparizioni, di rapimenti alieni.
A un certo punto, insomma, qui ho trovato interessante a pagina 25 in cui si parla proprio delle leggende delle persone che nelle paralisi del sonno rimangono bloccate, non riescono a dormire, e ci sono di mezzo alieni, rapimenti, insomma. Dylan cercherà di capire un po', a che cosa è dovuto questo e soprattutto la parte che mi è piaciuta della parte di mezzo più o meno è che Dylan va in questo ospedale in questa, dove c'è la dottoressa Eke e soprattutto all'inizio c'è questa donna insomma che parla con Dylan. Che gli dice che si fa di nuovo riferimento a Jesper Kaplan, che avevamo visto sullo scorso numero, di quest'uomo che era scomparso. Insomma, questa dottoressa è che ha dei pazienti soggetti a come dire, delle prove, visto che loro erano tutti con la paralisi del sonno, e Dylan ovviamente cercherà di salvarli, cercherà di portarli via dall'ospedale. La dottoressa non vorrà, ci sarà questa figura che sembra essere un alieno che ovviamente non sarà d'accordo con Dylan, poi non posso dirvi altro per non spoilerare tanto. Quello che non posso dirvi, non posso spoilerarvi, a parte che questo è, come detto, anche il titolo, non con fragore, è il prossimo, ma con un lamento, è preso da un poema di Eliot, T.S. Eliot. Cioè praticamente gli uomini vuoti, e qui è proprio recitata in queste belle tavole di Sergio Gerasi. Insomma, praticamente all'interno della storia Dylan cercherà di salvare queste persone con la paralisi del sonno e soprattutto si renderà conto che ci saranno rapimenti alieni, a un certo punto anche di un bambino e di una mamma che non si ricorderà di avere un figlio. Insomma, entrerà anche in gioco il discorso psichico. E a un certo punto poi nella storia ci sarà anche Rania, Rakim, e non vi dico altro. Quello che posso dirvi, ragazzi, di questa storia è che, come detto, all'inizio quando la leggevo, e anche un po' nella parte centrale, l'ho trovata un po' piena di dialoghi. A me i fumetti pieni di dialoghi non mi fanno impazzire, Dylan raramente lo è, ma forse è giusto che ci siano stati, è una cosa giusta che ci sono stati questi dialoghi, perché bisognava capire un po' tutto l'andamento della storia. E poi, dopo la metà e verso la fine, c'è un finale abbastanza inaspettato che mi ha fatto propendere verso il sì. Quindi sì, ragazzi, a me questo 436, non con fragore, mi è piaciuto come storia. Forse se devo paragonarlo, cioè paragonarlo, se devo metterli sul tavolo, questo è il precedente numero, 2 minuti e mezzanotte, forse ho preferito 2 minuti e mezzanotte che l'ho trovato più scorrevole e più veloce. Però questa storia, per me è un sì, soprattutto per la parte finale della storia, che non posso spoilerare, insomma, non posso assolutamente spoilerare, ma mi fa rimanere veramente con la curiosità di leggere il prossimo, appunto, che sarà l'ultimo di questa trilogia, il 437, ma con un lamento, bisognerà aspettare però, bisognerà aspettare il 31 gennaio, sarà il primo Dylan Dog del 2023. Ragazzi, io ho finito, vi ho detto le mie impressioni, buoni disegni di Sergio Gerasi, la storia di Lanzoni Baraldi. Sì, non è un sì convintissimo perché ci sono state, come detto, la parte iniziale e anche un po' quella di mezzo che non mi ha fatto impazzire, però per il finale rivaluto il tutto e per me diventa un sì, quindi una buona storia, è una storia in cui stanno cercando di riportare appunto Dylan Dog ai vecchi fasti, questo lo vedremo però dal prossimo numero, ma soprattutto ancora di più a fine febbraio col 438 in cui inizierà il nuovo corso, vedremo un po' dove ci porterà Dylan Dog, dove ci porterà Dylan. In questo periodo, come sapete, ragazzi, a Dylan non è perdonato nulla. Qualsiasi fumetto esca storia di Dylan, c'è chi piace, a chi non piace, chi non lo vuole leggere, ma comunque continua a leggerlo. Insomma, a Dylan non si perdona mai nulla. E vabbè, ma così è così, l'ho detto più volte, ragazzi. Dylan è sempre sulla cresta dell'onda e se ne parla. Più che se ne parli, se ne parla sempre. Quindi, questo secondo numero della trilogia a me, sinceramente, è piaciuto. Sinceramente non vedo l'ora di leggere il prossimo per vedere come va a finire. Di certo non è una storia horror, pieno stile horror, è più una storia di alieni. Vi devono piacere queste storie, a me piacciono le storie di alieni, rapimenti alieni, sparizioni, e quindi mi è piaciuta. Non mi è piaciuta la parte un po' più complessa nei dialoghi in alcuni punti, come detto, della storia, però in generale per me questo è un sì. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate di questo numero, se vi è piaciuta la copertina dei fratelli Cestaro, se vi sono piaciuti i disegni di Gerasi o la storia di Lanzoni Baraldi. Ovviamente, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre anche a fine 2022. Questo è l'ultimo Dylan Dog che porto, ovviamente, del 2022. Ci saranno ancora un altro paio di video sul canale, poi ci saluteremo per 2022 e a inizio 2023 vi annuncio che ci sarà un video in cui
vi dirò tutto quello che ho in programma per il nuovo anno, come ho fatto anche l'anno scorso. Quindi, ragazzi, grazie ancora. Veramente, io vi ringrazio per tutto quello che fate per me, il supporto. Ci saranno novità, ma ve le annuncerò nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Quindi, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!